Denis Padoin, tu che peschereccio hai, scusami? Io sono proprietario del Drago. Del Drago, che fa una pesca? A strascico, con la rete. Com'è stata questa prima settimana dopo il fermo tecnico di 60 giorni? Come prima settimana mi aspettavo un mare con più risorse, visto che abbiamo fatto un 30 giorni di fermo in più di l'anno scorso. Le risorse sono state la triglia. Abbiamo pescato la triglia, tanta triglia, che addirittura io il primo giorno di pesca ho venduto 50 casse di triglie, sono state vendute. E chi le hanno vendute? Le hanno vendute a 50 centesimi. Si parla di triglia pesatura a norma, pesatura bella. E quindi, come altro pesce, la mia barca ha trovato poco che niente. Forse ho sbagliato il primo giorno di pesca, ho sbagliato strada. Qualche barca ha trovato meglio, come il caramaio e la seppia, però le aspettative erano migliori secondo me. Ma pensi che possa essere dovuto anche al discorso del fattore tempo, queste temperature così alte? Ma io penso che è dovuto al mese di luglio. La mia testa mi dà che il mese di luglio dobbiamo stare fermi, perché è là la produzione del pesce. Stiamo sbagliando come fermo tecnico. Il mese di luglio devono stare fermi. Quindi tu dici, invece di stare fermi agosto e settembre, era meglio stare fermi? Praticamente... Sì, anche perché il 3 ottobre che sono uscito con la barca mia, io ho fatto la pesca sulle 5-6 miglia, quindi ho trovato poco pesce all'infuori della triglia, poco pesce. Le barche che sono andate a 15 miglia hanno trovato meglio come seppia calamaio. Quindi secondo me vengono ancora penalizzate le barche della piccola pesca, perché se andavano in mare anche a metà settembre che le due settimane erano favorevoli alla piccola pesca, quindi potevano prendere qualche pesce in più, pesce che dopo si è allargato. E siamo stati fortunati anche che sono andati via 60 giorni di buon tempo, tempo ottimo. Se era 60 giorni di cattivo tempo, il pesce a quest'ora era 30 miglia. Mi dicevi, Elio, del problema della piccola pesca? Sì, ti stavo dicendo adesso che sono stati penalizzati 3 volte in pochissimo tempo, nel senso da dire, le hanno portate via per me 103 miglia. Gli hanno fatto mettere la maglia del 50 da sacco, in più adesso voglio mettere le ore di lavoro. Ma le ore di lavoro, come queste ore di lavoro? Noi chiedevamo prima che la pesca a fare 72 ore, rivolte in 4 giorni. Anche perché, come vedi, le barche piccole, quella piccola pesca come queste qua, in questo periodo di tempo, loro andrebbero bene anche le 60 ore, però in 4 giorni. Perché, come vedi, i tempi si stanno rompendo per il mese che andiamo via in ritardo in confronto agli altri anni. E non ce la fanno lavorare, e questo dopo diviene anche il discorso del minimo garantito per l'equipaggio. Se non ce la fai lavorare con le ore, come puoi garantire il minimo garantito? E questi hanno 70 ore, però se cominciano il lunedì, per esempio, sì. Nel frattempo a mezza settimana fa brutto tempo e perdono i giorni di uscita, in pratica. Esatto. Se invece fosse gestibile in 4 giorni, 72 ore, sarebbe meglio. Le barche non sono grandi barche che possono andare a largo. Per loro, sinceramente, andrebbe bene anche le 60 ore. Però gestibili sempre in 4 giorni. Sono barche che vanno via alle 2, alle 3 della notte, al pomeriggio sono a casa, poi guarda che barche che sono. Come possono andare tanto a largo queste barche qua? Certo. Queste sono barche di piccola pesca? Esatto. Ciao Roberto, allora tu sei Roberto Penzo del peschereccio Albino Tanfa, sì. Se non sbaglio. Come è andata questa settimana? Ma prima settimana non ci possiamo noi lamentare. Preso qualcosa, però non è le prospettive che pensavamo di trovare. Quindi. Niente, per me per ora siamo mezzo in alto mare ancora, non c'è una grossa prospettiva davanti.